È difficile in 3 minuti parlare del fenomeno dell'immigrazione. Io mi occupo di immigrazione dal 98. Perché sono voluta intervenire? Perché praticamente mi sono occupata del coordinamento provinciale della campagna di sensibilizzazione L'Italia sono anch'io. E ho visto con molto piacere che è in atto quest'altra campagna di sensibilizzazione, Chi nasce qui è di qui. Mi fa piacere perché raccolte le firme, noi nella provincia di Foggia ne abbiamo raccolte 1500 circa in tutta la provincia, che per noi rappresenta un ottimo risultato, in quanto la nostra provincia non parla di immigrazione, non parla di immigrazione come non parla tutto il paese Italia di immigrazione. E a mio parere anche un po' nell'Unione Europea c'è un'assenza, come diceva il rappresentante provinciale del PD, un'assenza proprio nell'agenda politica di immigrazione. Perché dico questo? Perché a mio parere l'Unione Europea nell'ultimo periodo ha emanato soltanto delle direttive che parlavano di sicurezza, comunque non parlavano di coesione, non parlavano di accoglienza. Io ho cominciato a lavorare nel campo dell'immigrazione dal 98 e nel 98 mi sono ritrovata una bellissima legge, la Livia Turco, e quella legge parlava di accoglienza, quella legge parlava di coesione, mentre poi abbiamo avuto l'obbrobrio della Bossi-Fini. Dopo la Bossi-Fini ci siamo ritrovati veramente, pacchetto sicurezza, cioè tutto ciò che parlava di immigrati in termini di sicurezza, cercava di comunque di illustrare l'immigrato come appunto la persona che delinque e quant'altro. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che io vengo dall'associazionismo e sono una militante da più di 10 anni nel PD, ma non nel PD, vabbè, dai DS, Margherita e poi nel PD. Ho sempre parlato con gli immigrati, tuttora faccio sportello agli immigrati, però la nostra grande difficoltà, sia delle associazioni, sia dei partiti, sia delle organizzazioni, qual è? Quella di magari fare dei progetti, anche di sviluppare delle buone pratiche, ma non abbiamo una legge che ci sostiene, una visione che ci sostiene, una visione del paese, come è già stato detto dall'onorevole Touadi. E quindi noi cosa vorremmo? Per esempio, con queste firme raccolte, cosa vorremmo? Vorremmo almeno che fosse calendarizzata comunque una proposta al Parlamento, almeno fissata una data, per esempio. E poi vorremmo, lasciatemelo dire, che l'Italia non sia più il paese delle regolarizzazioni e delle sanatorie, per favore, cioè non si può continuare a lavorare in questo modo. Io stimo molto il ministro Riccardi perché secondo me è una splendida persona, è bravo, è competente e in questo governo tecnico sta facendo bene, però con la regolarizzazione sono rimasta anch'io molto stupita. Poi ci dicono che la regolarizzazione non è sanatoria, però noi che lavoriamo con gli immigrati sappiamo benissimo che è la stessa cosa e che non ci sono molte differenze. Per cui, ripeto, sono tante le cose che volevo dire, però essenzialmente mi interessava dire questo, che il governo italiano ha sempre avuto il tempo di fare le regolarizzazioni e le sanatorie, ma non ha mai trovato il tempo di proporci una buona legge, per esempio.
ovviamente buona legge sostenuta anche, sì, sostenuta anche dalle direttive europee. Chiudo dicendo che comunque manca anche una consapevolezza degli stessi immigrati a parlare della comunità intera, non soltanto dei problemi che riguarda comunque l'immigrazione, ma dovrebbero comunque far parte ovviamente dei consigli comunali, dei consigli provinciali, e tutto questo non c'è. Manca la partecipazione stessa degli immigrati alla comunità cittadina. Chiudo perché... Grazie.